Ben trovato, ti presento Madonna del Parto, dipinta da Piero della Francesca e considerata una delle più alte espressioni del Rinascimento italiano. La gente del posto dove si trova oggi quest'opera, vale a dire a Montecchi, ha avuto sempre una particolare venerazione per questa immagine, spesso difendendola da coloro che avrebbero voluto portarla altrove. Per secoli la Madonna del Parto è stata la meta delle partorienti della zona di Montecchi, che ad essa si recavano per chiedere aiuto e protezione durante i travagli del parto. Dopo l'annunciazione dell'angelo Gabriele, Maria attese che il figlio di Dio crescesse nel suo grembo, mentre viveva nell'umile casa di Nazareth. L'evangelista Giovanni scriverà: «Il Verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi», descrivendo così il miracolo realizzatosi nella ferialità di una giovane ragazza di Nazareth, chiamata ad essere dimora, tenda di Dio in mezzo agli uomini. Piero della Francesca rappresenta la profondità di questo mistero con il suo pennello. Infatti ci invita a contemplare Maria incinta sotto una tenda. In stoffa, questa tenda la vediamo, è caratterizzata da una stoffa ed è impreziosita dal simbolo del melograno. La madre di Gesù è presentata essa stessa come la tenda dell'incontro, come luogo fisico che Dio ha scelto per incontrare definitivamente l'umanità. Il critico d'arte Maurizio Calvesi ha letto la tenda come una precisa citazione del tabernacolo dell'antica alleanza, dell'arca dell'alleanza, così come descritto nel libro dell'Esodo, e qui lo vediamo, per cui Maria sarebbe la nuova arca dell'alleanza che contiene il pegno di una nuova alleanza che non è altro che Dio che si è incarnato, vale a dire Gesù. Due angeli, dipinti in maniera speculare, alternando i colori delle ali e degli abiti, scostano la tenda e rivelano il grande evento di un Dio che sceglie la strada ordinaria dell'umana generazione al fine di farsi uomo. I messaggeri divini guardano verso lo spettatore e in questa maniera lo invitano a rendersi conto di quello che sta avvenendo nella scena, a rendersi conto della sacralità di quello che si sta svolgendo nel quadro. L'espressione di Maria, poco più che adolescente, ricorda quella tipica delle gestanti e rivela una riflessione intima. Come sarà il mio bambino? Cosa gli riserverà la vita? Lo sguardo non è rivolto verso lo spettatore, ma guarda oltre. Sembra quasi concentrato sul mistero che porta dentro di sé nel suo grembo. Ha i capelli biondi, che sono strette però in trecce sottili, come puoi vedere, e girate intorno al capo e trattenute da una fascia bianca che gira attorno alla fronte, alta e nobile. Infatti la moda del tempo prevedeva l'attaccatura dei capelli molto alta, questo era proprio tipico delle donne nobili. La pelle del suo volto è chiara e luminosa e sembra emanare quasi di luce propria. La sua mano destra apre leggermente la veste e si trova proprio il centro esatto del dipinto e indica quello che è il fulcro del dipinto, della rappresentazione, vale a dire il suo grembo che Dio ha scelto per entrare nel mondo. L'altra mano invece, che sul fianco sembra quasi voglia bilanciare il peso, ricorda una postura tipica delle gestanti, cioè delle donne che portano un bambino in grembo. Piero della Francesca invita quindi a guardare Maria come madre. Una madre si preoccupa soprattutto della salute dei suoi figli, li accudisce sempre con grande e tenero amore, li aiuta a crescere, ad affrontare la vita e soprattutto ad essere persone liberi. Coltiva, allora ti suggerisco, la tua relazione intima con lei, con la madre per eccellenza, Maria, madre di Gesù. Raccontale le tue fatiche di ogni giorno, le tue paure e ti assicuro che troverai consolazione, forza per andare avanti e affrontare ogni giorno le fatiche e le prove della vita. Dante, nel canto 23° del Paradiso, rivolto proprio a Maria, così si esprime: «Vergine madre, figlia del tuo figlio, umile e alta più che creatura, termine fisso d'eterno consiglio. Tu sei colei che l'umana natura nobilitasti sì che il suo fattore non disdegnò di farsi sua fattura». E con questa bellissima citazione poetica del sommo poeta, Dante appunto, ti lascio e ti do appuntamento al prossimo video.